Perfectamente sí. Sí, sí, absolutamente sí. Ah, ok, perfecto. Tony Bruno son mí. Tony Bruno son mí, que escribo canciones en dialecto triestino, soy un cantautor, tra le altre robe, soy un cantautor dialectale, qua del Sud Trieste. Percorso artístico, mi comenzaría con decir que no me siento un artista. Diría percorso creativo, ¿no? Percorso creativo de comenzar, te diría da subito, ¿no? Da cuando tengo memoria, ¿no? Que me piace esta roba de la creatividad, diciamo. Mi diciamo le robe più serie che ho fatto, non più serie, dico, ma le robe che ritengo che sia creatività, diciamo, più impegnata, devo cominciare, non so, penso tipo agli elementari, che scrivevo robe, non so perché ho scritto. E così è nato un po', scrivendo, dopo la musica, quindi boh, le due robe si mettono insieme, e boh, nasce il cantautorato, diciamo, no? Che è questo, scriversi, cantarsele e suonarsele fondamentalmente, no? Questo è il cantautore. Sono passato attraverso varie fasi, no? L'infanzia, l'adolescenza, l'età adulta, e ogni una caratterizzata da un tipo di espressione creativa diversa. Bon, adesso sono un po' di anni che ho questa qua del dialetto e penso che continuerò abbastanza col dialetto perché mi trovo super comodo. Triestino come l'unica lingua possibile. L'unica lingua possibile perché sì, perché perché i miei figli sono parlando in triestino qua. E, diciamo che la mi ho sempre sentito parlare in triestino in casa, no? E, diciamo il dialetto che viene chiamato, che fa parte di questo istro veneto, no? Che va da non so neanche mi dove, da un punto del Veneto fin l'Istria, e forse ancora un po' più in zona, no? Perché appunto i miei istriani, i miei nonni istriani che sono nati là, mia mamma e mio papà sono nati qua, però comunque voglio dire che c'è questo strascico di questa parlata che ormai anche loro parla sta roba che si parla a Trieste, no? Però in realtà i gasto sto i viene da quella cultura là del hola, andiamo, fermo, cosa? No, no, hola, no, i viene da quella roba là, però dopo una volta che stai a Trieste ti puoi farti sgammare che ci sono istriani, ora dopo i segati mo i gattamisà sto idioma che parlava là e parliamo sta roba che si parla qua a Trieste, che boh, io direi che sia un non piace questa roba delle definizioni, no? Il dialetto, la lingua, è abbastanza una cazzata secondo me. Mi piace più l'idea di che la lingua sia una roba che nasce spontaneamente perché per la necessità che la gente comunicare. Se te pensi, cioè, così normale, no? La lingua è una roba viva, no? La cambia continuamente, no? Per quel te dico, no? La definizione, dialetto, lingua, è puttanale, no? La lingua è viva, per cui te devi accettare che sia così, adesso sei contaminata questa roba qua. Se vai a Lubiana, mi ricordo quando andavo a Lubiana 10 anni fa, io riparlava, probabilmente parla ancora, sloveno inglese, mi sia. Kot kopci ki pri driverio po stritu, no? Come i sbirri che guida per strada, cioè. Ma ti parla tipo parole inglesi declinate in sloveno, sì, sì. Questo è orrendo, però sei così, che tu vuoi fare? Cioè, non sai che ti metterà adesso la lingua in scatola, no? No. Poi la lingua si viva, tu devi accettare che è così. Abbiamo fatto, si è cominciata la tournée da ieri sera, questo Formigoli Tour, che è un tour per promuovere il disco Formigole, che è questo mio disco con cui sogno fuori adesso, che è un tour che si svolge tutto all'interno della città. Abbiamo cominciato ieri con un concerto in Radio Fragole, la trasmissione Tagadà, e oggi sul tram, e avanti così, varie date, finché arriveremo sabato gran finale all'Ausonia. E sul tram niente, abbiamo negato il permesso di fare Trieste Trasporti, negato il permesso di fare questo super concerto, secondo me non super perché ieri mo noi, ma perché secondo me è una roba troppo roba, suonare sul tram
non so, mica una relazione particolare con il tram, perché sono nato a Piccina, sono sempre da in tram, finché non vuoi comprare la Vespa. A Trieste se puoi, esattamente. Infatti, bon, coglierò l'occasione per ringraziare formalmente la dottoressa Ingrid Dorn, che questa signorina, non so perché siamo solo scritto per mail o parlare per telefono, comunque è super coccola, che sorprendentemente mi ha telefonato domandando se potevamo fare sta mattata, e cioè, dopo mi ha scritto una mail, nessun problema, puoi andare, basta che paghi il biglietto, e ha detto comunque boh, rivoluzionaria la Ingrid Dorn, secondo me. Serio, infatti quella era era un po' la paura all'inizio, no? Però perché si cominciava per scherzo, no? Sta roba del dialetto, si cominciava per scherzo, io mi un altro muro che facevamo un altro lavoro che non era quello del cantautore, nemmeno lui, però eravamo cantautori tutti e due, non lo femmo nessuno dei due oggi il lavoro di cantautore ancora, però in quel momento lavoravamo insieme a un altro lavoro, che non dirò, facciamo un altro lavoro, non avevamo mai tempo per suonare, no? Per suonare sta là, perché lavoravamo 20 ore al giorno, eravamo a casa morti, il giorno dopo ripete il lavoro. Allora così abbiamo detto, per obbligarsi a mantenere questa, no? L'abitudine del suonare, di scrivere, dico, ogni sera corriamo a casa, scriviamo una canzone per il giorno dopo. Lui non ha mai scritto neanche una. Mi sono ingannato questa roba, la prima roba che mi sono in testa, ho detto, no, tanto per il giorno dopo chi se ne frega, no? L'idea era di fare una roba così, totalmente senza pensare che su, ho cominciato anche a me con le cazzate, la prima penso che sia stata proprio, no, la prima era una che si chiamava in cantina di mia nonna. Boh, insomma, è nato così, e è nato come un scherzo, e dopo ho visto che effettivamente veniva fuori anche robe serie, ma nel senso, ovviamente, perché in dialetto, con te parli, se mi ti parliamo, non è che parliamo solo di Chess, ma non lo smette, no, parli anche, cioè, ieri, sa, non so, mi sono morta mia zia, ti parli di robe serie, normali, robe tutti i giorni, no? E allora voglio dire, se ti puoi parlare, ti puoi anche cantare, no? Solo che non sei abituato. So, ho cercato di trovare un modo di dire delle robe serie in musica, mi sono contento del risultato, e vado avanti, ho fatto avanti canzoni, sì. Gente che sa, boh, mi in realtà con questa gente, prima di tutto, sembra una frase retorica, ma veramente, un rapporto d'amicizia prima di tutto, no? Con tutti loro, con la maggior parte di loro ci conosciamo da un botto di tempo, e con gli altri magari ci conosciamo di meno, ma comunque che sia un rapporto che non sia quello solo, ora che mercoledì si prova, se becchiamo, suoniamo e dopo ciao, grazie, no? È una roba più profonda. E a me mi piace questo tipo di relazioni qua, perché secondo me la musica che ne risenti, magari non siamo precisi, no? Non siamo, cioè, super intonai, però magari è una sensazione mia perché che sono dentro, però è più sentimento, no? E ora con me c'è chi c'è, c'è Alessandro Martini, che è quel che suona l'ukulele, c'è Massimo Tonini alla tromba, c'è Raffaele Podgornik e Andrei Pavatic che forma questa sezione di percussioni un po' bizzarra, e che c'è Marco Brescia contrabbasso. E siamo tutti, penso. Siamo in sei in totale, sì. E c'è, sì, c'è gente, troppa roba, secondo me, a livello umano e dopo finalmente anche a livello musicale, no? Volevo dire qualcosa sul tour, no? Perché boh, l'ultima data alla fine dell'Ausonia è un po'. È un po' il compromesso, no? L'Ausonia. Perché vogliamo fare tutte date in posti che normalmente non si è usati per fare musica, no? Il tram, il soggiorno di sto mio amico, venerdì sera c'è anche un concerto in una galleria di un tren dove non si può dire ancora dove che c'è. Diciamo che l'idea del tour era un po' sta qua, suonare, e contaminare luoghi che normalmente non si adibiti a far musica, no? In modo che dalla scelta dei luoghi dei concerti cerchiamo un contatto diverso con la gente, no? Almeno boh, questa è la mia illusione, no? Cerchiamo
mi piace l'idea che chi che viene a sentire un concerto deve fare un sforzo, no? Anche questo qua del tram, uno deve organizzarsi, non sai che ti dici, bon, alle 10 di sera tu ti cazzo a finire di lavorare, in quel posto, là, che hai il parcheggio, hai l'altro parcheggio, hai il concerto, c'è il palco, una roba facile, no? Una roba facile, e uno va già con un'idea in testa anche, invece l'idea di una scelta diversa dei posti ti tira un po' fuori dai meccanismi mentali a cui uno si abitua, ma mica questa illusione qua, no? Ho visto un documentario sui CCCP che era uno dei loro che diceva proprio che la nascita dei CCCP, loro gli pretendeva un sforzo da parte del pubblico, mi è mega parso geniale sta roba, no? Va bene far che fa uno sforzo da parte del pubblico, uno perché te scremi, no? E due perché veramente viene la gente che gli interessa veramente venire, viene la gente che gli interessa veramente partecipare. Veramente partecipare, no? Per cui va a finire che ti circondi di bella gente, diciamo. È fantastico, secondo me. Beh, amico, un problema che veramente non mi ricordo i titoli delle canzoni, mi tirerò fuori il disco, ma davvero. No, fammelo vedere, da che mi lo qua davanti. Questo è Formigole, di Tony Bruna. Disegnata avanti, da Jan Sedmak, grande artista triestino. Sì, boh, mi piace definirlo folk immaginario, no? Perché se folk, perché boh, mi metto in musica quella che per me è la cultura popolare, che è la cultura mia, che è il mio vissuto, no? E che credo sia il vissuto di tanti altri come me, almeno della gente della mia generazione, per cui secondo me quel è il mio folk, no? Immaginario perché? Perché un poco che c'è questo, se vogliamo fare un'altra citazione importante, che c'è questo realismo magico, no? Come de García Márquez un poco, no? Cioè nel senso te gai la realtà, però trascendi un po' la realtà. Così te guardi che c'è tanta realtà, mi credo, no? Se te sa un po', se metti ad ascoltare, te capisci che in realtà, sì, te deliri un poco, c'è un po' di psichedelia, però in realtà mi lo vedo abbastanza terreno sto disco, no? E quindi, boh, come te vedi, se vai a Monti... Fumigada. Beh, a Monti Fumigada, boh, se secondo me un'immagine de Baia Monti che per me rappresenta tante robe, no? Baia Monti è il rione degli istriani, no? Uno dei grandi rioni degli istriani de Trieste, no? Dei grandi perché grandi, no? Dei grandi perché ne sono tanti degli istriani là, no? In esilio, volontario o non volontario. Tra cui me, che sono là, che per un giri della online, una delle case dell'Atter, che era dell'opera profughi, adesso sono anche me, in via Parenzo, ti dico che c'è uno che torna di Roma. Oh, la storia che si conta in San Antonio è la storia di un mulone, di questi che te vedi, che se che ne vedi ancora in giro, no? Che gira con questi motorini, una gara, una gara, che dà, che sei su un aereo da sola, no? Se la storia è un poco di un delori, no? Così, de che domanda tanto che lo proteggi perché a tornare a casa fin Borg in motorini, che magari non si sbiri, che lo fermi, che non finisci la benzina, che tocchi cannellare, no? E se mischia un po', no? No? Questa realtà così formale, l'accesa, però con anche la gente normale, no? Il divino e il terreno, te dico. Il terreno. Il terreno. Boh, dopo che abbiamo una bella casa, che è una canzone socialista che parla dei lavoratori, dei cantieri, della condizione. I lavoratori nei cantieri. E il disco è abbastanza Massimo Tonini, il trombettista, gli ha detto che sono lounge però senza il chai e camisa con il colletto su. Grazie Tony, ci vediamo al prossimo giro. Ok, grazie. Giusto per far vedere dove chiediamo.